questo nuovo video. Oggi voglio fare un video un po' diverso rispetto ai soliti unboxing, perché voglio fare un video un pochino più utile, nel senso che voglio dirvi quali sono i prodotti che mi sono piaciuti di più e quelli di meno di MyProtein che ho avuto la possibilità di provare in questo periodo. Prima di iniziare, prima che me lo scordo, perché tanto poi me lo scordo, voglio dirvi due cose. La prima è che adesso troverete il link aggiornato, non più che vi manda direttamente al sito, ma che vi manda una pagina internet dove c'è la lista di tutti i miei prodotti preferiti. Penso che questo vi possa essere magari un po' più d'aiuto nella ricerca. So che spesso fate fatica a trovare i prodotti della gamma naturale perché un po' li nascondono, e quindi magari penso che vi possa essere più d'aiuto nella ricerca. E la seconda... E la seconda è che è ufficiale, sono diventata un'ambasciatrice di MyProtein, e so che questo magari a voi non significa niente. Dovete sapere che ci sono diversi livelli di collaborazione con MyProtein: si parte a livello affiliato, poi si passa all'atleta e poi si passa all'apice, no scherzo, comunque poi si passa al livello ambasciatore. Io adesso sono diventata ambasciatrice, per me è uno step molto importante, non per quello che di per sé significa essere ambasciatore di MyProtein, ma perché per me essere arrivata a essere la rappresentante di un'azienda che promuove sport, che promuove comunque uno stile di vita sano, sportivo, da atleti, per la storia che ho avuto, per il percorso che ho fatto, sapendo da dove vengo, per me è questo quello che mi rende proprio fiera di me stessa, di quello che ho raggiunto. Quindi basta, ok, allora iniziamo questo preferiti di MyProtein. Allora, come prima cosa, ovviamente, cioè, lo sapete. Ah, è già qui? Ok. I semi di canapa. Questi sono droga legalizzata. Qui c'è scritto cannabis sativa. Io non vorrei dire niente, però... Comunque, questi, come sapete, li metto come topping del mio yogurt la mattina a colazione. E mi piacciono tantissimo perché hanno un gusto di nocciole. Come ho sempre detto, un gusto di terra. Sì, io mi esprimo così. Se siete nuovi del mio canale, io mi esprimo così. È un gusto di terra. Un'altra new entry della mia colazione che sto amando è il polline. Organic Bee Pollen. Se lo vedete così è perché io ho una vasta gamma di vasetti, comprate l'IKEA, comprate ovunque, dove mi piace mettere e conservare le cose. Non mi piace tenerle nelle buste perché uno mi occupa uno spazio e io non ho spazio, e due sono davvero brutti da vedere. Mi piace decorare la casa con queste cose. Io decoro la casa con il cibo. Sì. Comunque, quando lo apri l'odore non sembra molto accattivante, lo ammetto, però poi messo sullo yogurt che un po' si scioglie è davvero delizioso. È dolce e mi piace tantissimo. Non pensavo, infatti vedete, l'ho quasi praticamente finito ed è diventato un altro topping della mia colazione. Praticamente ormai sulla mia colazione ci sta tutto. Parte fondamentale della mia colazione è quello che penso mi abbia fatto sentire finalmente normale, ed è, la vedete qui dietro, l'avena senza glutine. Dopo mesi o anni che vedevo gente che si faceva porridge di qua, porridge di là, io ero sempre lì bloccata con il mio yogurtino e basta. Aver trovato questi fiocchi d'avena senza glutine è stato per me davvero una gioia, una salvezza, mi piace tantissimo. Che gusto ha l'avena? L'avena ha un gusto molto particolare. Questo ovviamente è naturale, senza alcun dolcificante o comunque aroma. E anche questo ha un gusto noccioloso, capito? Cioè, ormai, non lo so, io avrò una passione per le noci, castagne, tutto quello che sa di zucca, terra, il gusto terra. Andiamo a mangiare dai campi, ragazzi, i campi bisogna mangiare. Comunque, quello è il gusto dell'avena. New entry, fantastica, anche della gamma naturale, ma comunque new entry nella mia dieta, sono queste barrette. Queste barrette sono il salvavita. Praticamente... sono assolutamente naturali, hanno 4 ingredienti, di cui datteri anacardi, sciroppo di datteri, lamponi, bacche di acai, e queste, perché sono al lampone, hanno l'aroma naturale di lampone.
Queste sono il perfetto sostituto di un frutto e sono perfette quando sono on the go all'università, magari mi tocca mangiare in classe, non è che posso tirar fuori la frutta, mettermi a tagliare tutto e sgranocchiare, e sono perfette da sostituire appunto al frutto, perché hanno tanti carboidrati, tanti zuccheri quanto un frutto e infatti non sono considerate barrette proteiche. Un altro amore che ho scoperto è l'amore per il burro di noci. Qui ho il burro di mandorle che è praticamente finito. Mi avete visto prenderlo, mi è durato 6 mesi, insomma, dura comunque. Lo conservo fuori dal frigo. Io vedo gente che lo conserva in frigo, ma già conservandolo fuori mi si indurisce, in frigo diventerebbe un mattone. E poi questo è il peanut butter, quindi il burro di arachidi. È sigillato perché a me non piacciono gli arachidi. Ho una brutta storia con gli arachidi e penso che presto ve le racconterò perché ho in mente di fare un video un po' particolare, un po' divertente. Quindi a me non piace il burro d'arachidi o comunque non mi piacciono gli arachidi. Quindi questa l'ho presa per mio fratello. Spero che vedrà questo video, se mai lo vedrà, ma non lo guarda. Dopo che l'ha ricevuto, perché il 9 marzo è stato il suo compleanno. E quindi ho pensato di fargli questo regalo. Comunque questi burri sono fantastici perché sono come mangiare frutta secca, non cambia niente. Gli ingredienti sono 100% mandorle e 100% arachidi. Quindi è come mangiare mandorle e arachidi, solo che sono una forma di purè, possiamo dire burro. E quindi ad esempio le puoi stendere su una galletta, le puoi stendere sul pane, le puoi stendere su una banana, su un frutto, lo puoi far sciogliere nel porridge. Quindi è una diversa forma per comunque mangiare frutta secca. E sono davvero davvero pratiche e davvero molto buoni. Penso che per il cibo ci siamo lì. Ovviamente tutte le noci, mandorle, anacardi, noce del Brasile, noci naturali. Quelle sono noci. Spesso mi chiedete che differenza c'è tra quelle di MyProtein e quelle che trovate al supermercato. La risposta è nessuna. Sono noci naturali e non c'è alcuna differenza se non il prezzo. Perché, piccola lezione di economia, i negozi fisici hanno dei costi. Ad esempio, possono affrontare dei costi di affitto, costi di avere il personale che ti serve, costi di qualunque tipo, la luce, l'acqua, il gas, eccetera. Questi costi sono ammortizzati o comunque vengono suddivisi e inseriti nei prezzi. Per questo magari voi potete trovare lo stesso prodotto a diverso prezzo in diversi supermercati, in diversi negozi. Invece i negozi online non hanno questi costi da affrontare. Per quello possono giocare la carta del prezzo più basso. E infatti, se voi notate, spesso online costa meno che nei negozi. Questo è uno dei motivi. Chiusa parentesi di economia, andiamo avanti. Passiamo ai miei preferiti dell'abbigliamento. Allora, tutta la nuova gamma. Ora MyProtein è uscita con la nuova gamma Core, la nuova gamma senza cuciture e sono tessuti, prodotti fantastici. La gamma senza cuciture, ad esempio del bra, è stretchy. È un materiale molto morbido al tatto. Questo è il bra, voi me l'avete visto usare nel video, e anche i pantaloni. E i pantaloni, quando vi dico che sono stretchy, sono molto stretchy, ma soprattutto sono molto coprenti. E la bellezza di questi, che per me è una gioia, non hanno la cucitura qui in mezzo. Forse gli uomini non mi capiranno in questo, ma noi donne, quando ci tiriamo sui leggings, a volte la cucitura in mezzo crea una brutta figura, immagine, insomma, va troppo a definire quella parte in mezzo alle gambe e non è un bello spettacolo. Infatti io ho sempre paura di tirarmi su i leggings e ho paura che si veda, insomma, poche parole. E invece questi, non avendo la cucitura, non si vede niente, sta lì, proprio lì, no, non si vede niente. Quindi per questo sono davvero ottimi. Comunque anche la gamma Core è di ottima qualità, è un tessuto diverso, è un pochino più rigido e la cosa bella di questi due leggings è che sono molto sostenitivi e contenitivi e non so, mi trovo benissimo e mi piacciono un sacco. Io porto una taglia XS o 6, sia dei leggings che delle canottiere, mentre dei bra come questo rosa che avete appena visto, oppure questo qui più a reggiseno,
Porto una taglia S, quindi canottiere e leggings XS, mentre bra, reggiseni seni sportivi S. Questo ve lo dico così che magari potete compararvi con me e quando magari dovete scegliere la vostra taglia, è una cosa che spesso mi chiedete e penso, spero possa esservi utile. Canottiere preferite sono questa qui, lunga, slavata, dal grigio chiaro al grigio più scuro. Ce l'ho anche bianca, slavata al menta ed è bellissima. Mi piacciono un sacco perché sono lunghe, ma soprattutto mi piace il fatto che hanno questa forma della schiena, cioè ti lascia le alette di pollo libere, così sembra che tu ce le abbia. Invece della linea vecchia, ovviamente i miei preferiti rimangono questi che mi avete visto prendere e amare da subito. Questi blu sono stupendi. Questo che ti fa sentire molto hardcore, col cappuccio e senza maniche. Questa non è né una felpa né una canottiera, è una via di mezzo, perché il tessuto è un pochino pesantino, però non tanto pesante da considerarlo una felpa, come invece questa. Questa è la felpa della nuova gamma, che mi avete visto indossare anche questa nel video. È felpata e ci sono di diversi colori, c'è verde, nera, azzurrina, e questa davvero mi piace un sacco, cioè sia con la zip che a hoodie, cappuccio e senza zip, insomma. Ultimo prodotto della nuova gamma senza cuciture che sto amando e che ho amato soprattutto in montagna è questa maglietta. Questa è una maglietta tipo performance, ve l'avevo già fatta vedere. Purtroppo questa l'ho presa una taglia sbagliata, ho preso una XS e mi è proprio giusta. Quindi sicuramente la prossima volta, se ormai però andiamo verso l'estate, quindi non penso che la prenderò. Comunque se mi ricapita di sicuro prenderai una taglia S. I preferiti sono finiti. Ora passiamo ai meno preferiti. Visto che ci siamo, rimaniamo sull'abbigliamento. Allora, per me i meno preferiti dell'abbigliamento sono delle canottiere tipo quella rosa di MyProtein, perché l'ho presa in una taglia sbagliata. Ho preso una taglia troppo grande, ho preso la S e credetemi è troppo grande. Le spalline sono troppo lunghe, mi cade, non la riesco a mettere, non mi piace metterla perché mi trovo il collo praticamente all'ombelico e non è assolutamente qualcosa che indosso con piacere. E poi un meno preferito è questo reggiseno. Questo perché non mi sento molto sostenuta qui a lato, ma quando sono stesa o comunque quando faccio petto mi sembra di sbocciare, cioè io non è che ho questo grande seno, quindi mi chiedo, cioè, se succede a me cosa può succedere a qualcuna che è un pochino più dotata. Spesso sono lì che mi controllo se è uscito qualcosa, però mi piace un sacco il dietro incrociato, quindi questo invece di metterlo da solo, come ad esempio potrei fare con questo qui rosa, l'altro soltanto in reggiseno sportivo, ci metto sempre una canottiera onde evitare problemi. Poi, i non preferiti cibo. Sono principalmente le cose un po' verdi, cioè l'organic chlorella e il matcha powder. Allora, questo l'ho preso un po' di tempo fa, avevo iniziato a metterlo nello yogurt, ma ne mettevo davvero pochissimo perché è davvero acido e sinceramente non so bene che cosa farci. Ha un sacco di proprietà buone, un sacco di vitamine, un sacco di micronutrienti, però è acido nello yogurt e sinceramente non so davvero dove metterlo. E bene o male lo stesso discorso vale per il matcha powder. Questo ero molto eccitata ad averlo preso, pensavo di farmi il tè così da non comprare più il tè in bustina, però ho provato a farlo e mi è venuta una schifezza. Cioè, secondo me ne ho messo troppo. Qui dice di metterne 5 grammi, secondo me sono davvero tanti. Quindi proverò a rifarlo, ci darò un'altra possibilità, però davvero non so, cioè sicuramente c'è un metodo per usarlo e farlo buono, anche perché io so a Milano esiste un locale che si chiama Matcha qualcosa, che utilizza questo come principale ingrediente, quindi non può fare schifo. Quindi ci deve essere un modo che io devo ancora scoprire per utilizzarlo in modo più efficace e più delizioso. Quindi se voi avete qualche ricetta, e lo stesso vale per i prossimi prodotti che vi sto per far vedere, condividetele. Io farò la vostra cavia e ci proverò. Altro che mi ha un po' deluso è l'Organic Beetroot Powder. Praticamente è una polvere di barbabietola. L'avevo presa perché pensavo, speravo di poterci fare dei pancake rossi. Gasatissima,
farò i pancake rossi, sembreranno tipo la red velvet, poi ci metto lo yogurt in mezzo, cioè viene una figata assurda. Lo provo, ci faccio i pancake marroni. Ma marrone tipo chiaro, insomma, po' cacca. Ci sono rimasta malissimo. Poi ho visto che una ragazza su Instagram, che adoro, si chiama fit.chefclaude, l'aveva presa e lei le venivano rossi, quindi adesso devo un po' parlarle e devo chiederle un po' come ha fatto e come fare, perché non è possibile che a me venga marrone se è rossa, uffa! Poi un'altra cosa che mi ha un po' deluso, o comunque non so bene usare, è questa farina di canapa. Cioè, è assurdo che non mi piaccia la farina di canapa quando i semi di canapa sono la mia droga. E la canapa è leggermente proteica, anzi decisamente, perché per 100 grammi ha 48 grammi di proteine. Però si tratta comunque di semi di canapa liofilizzati, o macinati, insomma. Non so come utilizzarla. Avete capito, se avete qualche consiglio, bene. E poi l'ultimo è la lucuma. Diciamo che questa avevo trovato un metodo per utilizzarla, cioè per farci pancake. Sì, cioè è utile, pratico, perché a volte non ho la purea di mele e quindi mi è molto pratico utilizzare questo, così anche magari se devo farmi un pancake e poi andare via per il fine settimana non mi rimane la purea di mele a metà aperta in frigo. Insomma, problemi di chi deve continuamente viaggiare e deve svuotare sempre il frigo. Comunque, però dai, questo diciamo che è tra in mezzo, non tra i preferiti, non tra i meno preferiti, è una via di mezzo. Ragazzi, io spero di avervi detto tutto. Di sicuro chiuderò il video e dirò no, questo devo farglielo vedere, però mi dispiace. Cioè, se c'è vi manderò qualche screen, non lo so, in qualche modo farò. Sono felice di aver girato questo video, spero davvero che vi possa essere utile, spero che vi possa essere utile la lista. Sapete che se acquistate cliccando attraverso il link mi fate un favore, se non lo fate fate un favore a voi stessi, così utilizzate comunque il codice sconto, e l'importante è quello. Quindi basta, concludo qui questo video, ci vediamo nel prossimo, ciao ciao. Ok, ve l'avevo detto che qualcosa mi sarei dimenticata. L'ultima cosa, e poi me ne vado per davvero, è questo. Questo è una bottiglia shaker, una shaker bottle, e io la uso come borraccia perché è l'unica che... Siete storti? Tutte le altre borracce mi perdevano nella borsa, ovunque, ho fatto dei casini, ho lavato 18 computer, mentre questa regge, quindi la uso sia come bottiglia da bere, ma la uso anche come mixer per quando faccio i pancake. Praticamente viene con un pispolino, lo faccio vedere, pispolino questo, che inserito dentro quando c'è tutto il mix per i pancake è perfetto perché mescola tutto, shakera e evita che si facciano gli grumi. Non sporco niente, non devo stare lì a mescolare con forchetta, a fare un casino, e l'impasto per i pancake è pronto in 30 secondi. Quindi questo, basta, adesso me ne vado per davvero. Ciao! Ok, l'ultima cosa che mi sono dimenticata e poi la smetto sono tutte le farine. La nuova gamma bio comprende un sacco di farine, tra cui molte senza glutine e molte vegane, tra cui ad esempio la farina di amaranto, la farina di teff, la farina di cocco, la farina di grano saraceno, tutte farine che io uso per fare i miei pancake. Praticamente uso sempre le stesse quantità, le stesse dosi, però alterno queste farine perché hanno tutti gusti un po' diversi. Quando magari voglio qualcosa di più dolce e coccoloso, me lo faccio principalmente con farina di cocco, mentre qualcosa di più strong, farina di teff, farina di amaranto, farina di grano saraceno. Sono tutte ottime farine. Una cosa che voglio provare a fare, che mi avete anche consigliato voi, è quella di provare a fare il pane. A casa a Padova ho la macchina per il pane, non penso di riuscire a portarmela qui perché non ho spazio, però se magari ogni tanto mi capita di riuscire a portare le farine a casa di là e posso usarla, e ci proverò, insomma, proverò a fare il pane. Comunque sono ottime per fare anche piadine, per fare anche tortini al microonde, davvero sono fantastiche. Basta, basta, Silvia, hai finito, basta. Comunque ho messo il rossetto. Si vede? Sì, l'ho messo male, vero? Io non so truccare, mi dispiace. Cioè, ci sto provando. Questo colore mi piace, però.